pareggio che poteva essere una vittoria, soprattutto nel primo tempo qualche azione in più si poteva concretizzare. Poi nel secondo un gran Gianluca Benvenuto ci ha evitato la sconfitta all'ultimo, però prima del pareggio abbiamo sfiorato più volte il gol. Sì, no, avanzate, sì, è stata una bella partita. Due squadre che hanno giocato a calcio 5, con dei valori e con, soprattutto con dell'individualità molto interessante. Nel primo tempo siamo stati bravi a chiudere gli spazi degli avversari, siamo ripartiti bene, abbiamo avuto delle buone trame di gioco. Potevamo sicuramente fare chiudere il vantaggio di due gol nel primo tempo, quindi 1-0, un'azione clamorosa di Gianni Varela che ha colpito il palo, altre situazioni che potevamo tranquillamente mettere il punteggio sul 2-0. Comunque poi il secondo tempo non siamo stati lucidi come nel primo, cioè nel senso che loro si hanno messo in difficoltà nel loro manovra, nel vario giro della palla, però insomma, voglio dire, i ragazzi sono stati bene in campo, hanno lottato, abbiamo avuto anche delle ottime ripartenze, delle ottime situazioni, dove il loro portiere è stato anche lui molto bravo. Gianluca ha fatto vedere il portierone che è. Oggi sicuramente siamo contenti di questo. E poi anche non siamo stati lì a guardare, non siamo stati lì a battere occasione su occasione. È una squadra importante il Soverato, con gente molto esperta, molto brava. Quindi sono orgoglioso della partita, della prestazione. D'altronde lo sono anche delle altre partite che abbiamo fatto in campionato. I ragazzi si stanno allenando, stanno dando tutto. Voglio continuare così, oggi la vittoria pure per oggi poteva anche starci, anche se il Soverato, voglio dire, se il Soverato ha meritato ampiamente il pareggio, poteva essere una partita che poteva finire comunque con la vittoria, con la vittoria loro, o il pareggio non è stato, anche se era una gran bella partita, penso che chi l'ha vista si sia divertito, l'ha vista un po' tutto ciò. Ha giocato davvero una buona partita. Nel primo tempo forse siamo stati un po' lenti, non abbiamo dato quel ritmo che io avrei voluto, però comunque abbiamo creato più dell'avversario, siamo stati ordinati, abbiamo subito lo svantaggio in uno svarione difensivo che ci può stare, che non ci ha demoralizzato. Abbiamo iniziato a giocare contro una squadra buona, ben organizzata, ben messa in campo, però credo che la mia squadra alla fine abbia pareggiato giustamente, forse mi stava anche un qualcosina in più, visto che il portiere di casa oggi è stato di gran lunga il migliore in campo, con almeno 4-5 parate strepitose. Abbiamo visto un primo tempo un Soverato, diciamo, un pochino, diciamo, non con il vero Soverato, che è stato l'impegno del mercoledì di Coppa. Che un po' pochino... il mercoledì di Coppa che ti consente, ti costringe anzi ad arrivare al campo un po' tardi, un po' l'impegno di sabato che ci ha visto pareggiare la Mantea in malo modo, quindi magari la squadra non aveva il morale giusto, poi si è tolta di dosso quelle ansie dovute al campionato, ha iniziato a giocare, ha giocato bene, calcolando anche che è la gara 1 di una competizione che si gioca su 180 minuti, quindi magari volevamo prima vedere come si comportava il Bovolino, che tipo di partita voleva fare. Quando abbiamo capito questo ce la siamo giocata alla pari, potevamo vincere anche oggi, però in vista del ritorno credo che sia un pareggio per noi veramente buono. Sabato in campionato si gioca a Soverato stavolta. Sorta di replay, perché il campo di Soverato è molto simile a questo di Bovolino. Spero di recuperare qualche giocatore importante che oggi non c'è stato. Nello stesso tempo loro hanno visto qualcosa di noi, ma anche noi abbiamo visto qualcosa di loro. Da questo punto di vista sabato sarà ancora più bello. Mancava, se non sbaglio, il numero 10, che Pastori. Per noi è un giocatore fondamentale, così come era assente Totò Voci, un altro giocatore per noi importante, però oggi chi ha giocato l'ha fatto veramente bene, anche chi ha giocato pochi minuti è stato davvero importante, ha fatto una partita sia sotto l'aspetto mentale che fisico che tattico importante. Andrea Scordino, un commento sulla gara, come hai visto il tuo Bovolino quest'oggi? Oggi ho visto una bella partita, innanzitutto voglio fare i complimenti a tutte e due le squadre perché hanno dimostrato di essere all'altezza della categoria. Ho visto molta educazione in campo, e molto dialogo degli arbitri, quindi sono andato a fare i complimenti anche se tra virgolette ho questa lunga squalifica, però voglio fare i complimenti perché noi quello che chiediamo è il dialogo. A livello tecnico ho visto i miei correre molto, quindi in gran forma, e ora vediamo fra 15 giorni
cosa dice il campo a Serenata. Noi siamo fiduciosi, abbiamo una grande voglia di andare avanti e quindi voglio ringraziare anche la cittadinanza di Bovolino, perché anche oggi, essendo un giorno lavorativo, erano presenti in molti al palazzetto. E... Vabbè, naturalmente un commento sulla tua squalifica. Già ci abbiamo fatto c'è stato sui giornali, sul sito Calabria Futsal, le tue dichiarazioni. Se vuoi dirle qui in video, vuoi dire sì, aggiungere qualcos'altro? Io quello che ho detto in questi giorni, da quando ho letto il comunicato, è stato uno sfogo più che altro, perché mi sento un ragazzo di sport, che ho sempre fatto calcio, come ho detto anche ieri nell'ultimo comunicato. Io quello che non mi va giù è né con Della Torre né con Miracchi, perché sono delle persone sempre aperte al dialogo. Però penso che avere una squalifica di 4 mesi solo per aver difeso il mio tesserato è troppo. Io vedo molto in giro sui campi, perché faccio anche il portiere del portiere del calcio 11, e vedo delle aggressioni agli arbitri, leggo i comunicati che prendono un mese di squalifica oppure fino a dicembre. Io l'unica cosa che chiedo a loro, quello che ho detto anche poco fa, è il dialogo, perché se noi società investiamo dei soldi vogliamo anche noi un po' di rispetto. Io non mi posso sentire dire o puntare un dito da un arbitro solo perché chiedo delle spiegazioni su un fallo o meno, perché ripeto, il fallo, come noi sbagliamo i gol, il portiere sbaglia e prendiamo il gol, non importa, però a livello di educazione la pretendiamo perché investiamo dei soldi. Io sono squalificato fino a febbraio e non ho voluto fare ricorso di proposito solo per un semplice motivo, perché uno, dare soldi per un ricorso dove io non vincerò mai, perché non avendo dialogo dall'altra parte né con il designatore, mi dispiace che non ha fatto nemmeno una telefonata conoscendoci chi siamo e come facciamo sport a Bovolino, non si è degnato nemmeno di un colpo di telefono per dire che cosa è successo. Hanno pensato solo di squalificarmi. Io dico solo una cosa: spero che uso nel metro uguale per tutti, perché ripeto, vedo delle scene da arresti e non vedo poi le squalifiche il mercoledì. So che avremo qualche altra multa per la partita di sabato, perché abbiamo deciso di cambiare atteggiamento in meno e in male. Però possono chiedere in Lega, oggi il Soverato e gli arbitri di turno, anche se abbiamo pareggiato con errori arbitrali o meno, non abbiamo fatto né una parola né niente, ma per un semplice motivo, perché siamo tutti umani e possiamo sbagliare. Però l'educazione è la cosa primaria che chiediamo, e forse qualcun altro arbitro non ce l'ha. Gianluca, benvenuto, il migliore in campo secondo molti, secondo anche la parte soveratese. Una gran parata, grandi parate, specialmente all'ultima, salvato il risultato un secondo prima del fischio finale. È il tuo ritorno dopo 2 settimane che mancavi per questioni di familiari. Allora, un tuo commento su oggi, sul tuo ritorno, com'è stato? La partita, diciamo che io penso che tutta la squadra abbia giocato molto bene, molto ordinati, molto, molto grintosi, e ci abbiamo avuto dall'inizio alla fine. E magari sì, ho fatto una bella partita, anche perché comunque stavo bene mentalmente e fisicamente. Però devo dare anche merito ai miei compagni, che hanno fatto veramente un'ottima partita e da tutti i punti di vista, tecnico, tattica, perfetta proprio, veramente perfetta. Ovviamente di fronte avevamo una squadra di gran blasone, di persone fatte da persone esperte che hanno calcato palcoscenici più importanti della C1. Quindi io reputo questo risultato 1-1 veramente frutto di un'ottima prestazione. Al pareggio che è arrivato nella parte finale della gara, ormai ci stiamo sperando per questa vittoria, anche se in vista del ritorno 1-0 teneva sempre tutto aperto, come terrà aperto il risultato 1-1, quindi si va lì per vincere. Però si poteva vincere anche 2-3-0 a un certo punto. Diciamo che teoricamente sì, però praticamente quando ti vai a confrontare con persone di esperienza, se non la metti dentro tu, puoi starne certo che al minimo errore ti puniscono. La C1 è così, non è più come la C2 dove magari gli avversari ti possono perdonare. E quando incontri avversari di esperienza, o cerchi di chiudere le partite in modo concreto, oppure comunque rischi sempre di tenere in partita tutti gli avversari e magari di non riuscire a fare pure il risultato. Però penso che ci può stare, perché comunque se sono stato definito io come migliore in campo, a quanto pare mi sa che gli avversari hanno giocato bene, quindi ci può anche stare il pareggio.